a tutti ragazzi, sempre le luci sono un incubo. In questo video, oltre a farvi gli auguri di un felice anno nuovo, perché tra poco è Capodanno, volevo parlarvi di un ragazzo, cioè veramente dovrebbero essere due, che hanno un canale sempre di disegno, più o meno, dove in realtà fanno dei video su carte di Yu-Gi-Oh! Animandole. Quindi per esempio, che ne so, prendendo Macrocosmo, fanno tutta una scenografia e tutta una serie di animazioni che poi portano alla carta di Macrocosmo. Ed è bellino perché intanto questo canale si chiama Yu-Gi-Mashin e da qualche video credo di aver capito che sono due fratelli che disegnano appunto le sequenze e poi ne fanno un cartone. E io non li conosco assolutamente, infatti l'unica volta che ci ho parlato e la prima volta che li ho conosciuti è stata nello scorso video, che mi hanno commentato, e basta, quegli unici 3-4 commenti che sono l'unica volta che ci ho parlato, quindi lui non sa che io gli ho fatto questo video, ma glielo dirò ovviamente per email, sempre che la vedo, infatti nel box di informazioni gli scriverò qualcosa perché è inglese, quindi non capirà niente di quello che sto dicendo. Però ci tenevo a pubblicizzarlo perché è veramente un grande lavoro e so che è difficile già disegnare, quindi figurarsi animare un disegno che è una sequenza di tantissimi disegni, e quindi apprezzando questo lavoro mi piace pubblicizzare in questo senso. Quindi ci tengo a chiarire che io non lo conosco, quindi però appunto metterò il link semplicemente perché mi piace come lavora e che fa tutto da solo e appunto è un grande lavoro. Quindi io ho scelto di fare la maga nera perché mi è sempre piaciuta sin da quando l'ho vista nell'anime, perché non mi ricordo, quando ero piccola guardavo questo cartone animato, ad un certo punto tra tutte le carte mostruose che spuntavano esce lei, che era bellina, quindi insomma mi è sempre piaciuta come arte, come carta, e allora dovevo disegnarla necessariamente. Non è la prima volta che la disegno, però è la prima volta che la disegno in qualche modo che mi piace. L'ho fatta in tutte le maniere, cibi, realistica, manga normale, però è la prima volta che mi piace come viene il complesso, e quindi volevo condividerla con voi anche perché era un must, dal momento che insomma è una delle carte tradizionali che tutti conoscono, quindi eccoci qui. Il prossimo video non so quando uscirà, penso presto perché già l'ho disegnato, già ho fatto le line art, però mi manca il colore. È una carta che si giocherà in futuro, questa non è una carta che già si gioca, e dovrebbe piacere a molti, e quindi niente ragazzi, vi auguro un felice anno nuovo, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo anno sia stato uno dei vostri migliori anni e che l'anno prossimo sia ancora meglio. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e felice anno nuovo.
しまう